Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parleremo della recente controversia che ha coinvolto Studio 397, Motorsport Games e la startup Competition Company GmbH, sviluppatore del gioco di simulazione Rennsport. La disputa riguarda l'accesso alla tecnologia di R-Factor 2, uno dei simulatori di guida più rispettati nel settore. Prima di addentrarci però nei dettagli, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per essere notificati ogni qualvolta sparo un video sul tubo, così potete rimanere aggiornati su tutte le novità del mondo della simulazione di guida. Sigla! R-Factor 2 è una piattaforma di simulazione di guida molto apprezzata che ha più di 10 anni dietro le spalle ed è stata acquistata nel 2021 da Motorsport Game insieme appunto al team di sviluppo Studio 397 che continua a sviluppare la piattaforma sia di R-Factor 2 e nel contempo anche del nuovissimo Le Mans Ultimate che tutti aspettiamo. Studio 397 ha rilasciato una dichiarazione proprio oggi ufficiale, sottolineando che nessun accesso alla sua tecnologia è stato concesso a sviluppatori esterni, mettendo così in dubbio le affermazioni di Rennsport riguardo al suo motore fisico personalizzato. La controversia è scoppiata quando un utente del forum di R-Factor 2, un certo Ownental 1990, ha condiviso delle linee di codice che si ritiene provengano proprio dalla beta di Rennsport, suggerendo una possibile correlazione con il simulatore di Studio 397. Questo codice è stato poi diffuso da Race Sim Central, attirando l'attenzione della comunità. Rennsport, annunciato nel 2022, è un nuovo simulazione di guida sviluppato da Competition Company GmbH, come detto, ed il gioco utilizza l'Unreal Engine 5 per la grafica ed afferma di avere un motore fisico personalizzato. Tuttavia le recenti scoperte hanno messo in dubbio queste affermazioni, spingendo Studio 397 ad intervenire. Nella loro dichiarazione, Studio 397 chiarisce che nessuna licenza per la tecnologia di R-Factor 2 è stata rilasciata a sviluppatori di giochi esterni e che solo Motorsport Game, che ha acquistato Studio 397 e la sua tecnologia, ha i diritti per utilizzare appunto questa tecnologia. Questo mette quindi in discussione le affermazioni di Rennsport riguardo l'utilizzo di un motore fisico personalizzato. Christoph Zienskek, mamma mia che nome ragazzi, vabbè, il programmatore capo della Rennsport aveva sottolineato che Rennsport utilizza un motore fisico personalizzato che lavora in parallelo con l'Unreal Engine, basato su dei modelli esistenti descritti in Smart Book, cioè libri intelligenti. Tuttavia al momento della pubblicazione Rennsport non ha ancora risposto alle recenti affermazioni di Studio 397, hanno dichiarato adesso ragazzi, diamo il tempo. In conclusione ragazzi, questa controversia solleva interrogativi comunque importanti sulla proprietà intellettuale e sulla trasparenza dell'industria dei giochi. Mentre attendiamo ulteriori sviluppi, ovviamente cercherò di fornirvi tutti gli aggiornamenti su questa situazione in evoluzione. Non mi esprimo ancora sulla questione, ma era doveroso da parte mia comunque informarvi di questa controversia. Quindi ragazzi, assicuratevi di iscrivervi al canale, di lasciare un like se avete trovato questo video interessante, lasciate un commento, grazie per avermi visto, ci vediamo nel prossimo video, da Fabio è tutto, ciao!